Bentornati su PlayStation VR, questa volta giochiamo a... Eccolo qui, The Brookhaven Experiment. Allora, gioco molto particolare ragazzi, che si svolge... che è quel coso gigante lì nel fondale? Allora, gioco un po' horror, un po' così, un po' horror... Che uno, come vedete, c'ho la pistoletta, quindi si capisce che è uno sparatutto horror, ragazzi. Che adesso andremo a giocare, andremo a fare la campagna. Campagna che consiste in vari livelli che vengono fatti di seguito. Io non ci ho mai giocato a sto gioco, quindi adesso ci giocheremo per la prima volta. Che è sto coso qua? Sembra uno scheletro di dinosauro, cos'è? Non lo so, ragazzi. Comunque, andremo a giocare adesso questo gioco, The Brookhaven Experiment, che somiglia un po' a... rodata, solo che si sta fermi, semplicemente ci si gira in giro, ci si volta e si spara ai mostri, agli zombie, che non so che razza di mostri sono. Adesso andremo a giocare, ragazzi. Silenzio radio. E trova gli ostili sarebbero i zombie, immagino. Oddio, eccone uno. Ma dov'è? Eccolo. C'ho il coltello e la pistola. Sparato, no. Questo ricarico. Oddio, ce n'è uno fuori. Your tracker is active and I can see that you're in the old Fulton machining place. There are still enough active GPS satellites to get the job done. I've got reports of a large herd of hostiles in your area. Ragazzi, io già sto in panico. Sento che sta qui oltre il muro. Quando prendi la mira, concentra sulla parte anteriore invece che... Concentra le... Non posso sparare, no? Spara le casse. Ok, ma da un amuleto porta fortuna, che non so che fa. Più che portare fortuna... Oh, c'è uno avanti e uno dietro, però stiamo messi bene. Eccolo. Oh, guardate quanto è grosso! Boom! Sulla destra. Ecco un altro. Eccolo qua. Questo è il gioco in cui si sta fermi e si spara. Però io già ho capito che lì da quella parte lì sicuramente verranno. Allora, premi cerchio per girare la visuale di 180 gradi. Ah, quindi posso anche farlo senza girarmi fisicamente. Carichiamo 15 proiettili. Ragazzi, your voice will draw more of them to your position. As long as you keep moving, that tracker will let me know you're still on mission. Sun is almost down. Quindi... care of any remaining hostiles in that place and get out of there. Allora, dice che devo uccidere i zombie rimanenti e andarmene. Però, ragazzi, dice anche che se io parlo, loro... Tacci tua! Sentono dove sto. Oddio, primo capitolo ho fatto, quindi. Oddio. Mamma mia. Ragazzi, mi sono veramente cagato addosso quando è uscito quello. Però diceva che appunto la mia voce attira gli zombie. Quindi attenzione, sto parlando con voi, però mi sentono anche loro. Quindi attenzione, allora. Ricompensa, kit di pronto soccorso, però non ne ho bisogno perché c'è tutta l'energia. Munizioni aggiuntive. Allora, prendiamo le munizioni aggiuntive. La seconda ondata. Ma io sai che faccio? Io mi sposto un po' più verso il muro. Vediamo un po'. Potenziamento aggiuntivo, potenziamento generale, munizioni speciali, potenziamento lanciabile. La mirinola, niente, non posso aggiungere niente. Allora, qua che... Amuleto portafortuna. Aumenta la possibilità di fare il colpo critico, ok. Poi qua non posso mettere niente. Potenziamento lanciabile, c'ho le granate. O la granata chimica. Usiamo la granata chimica. Come la uso? No, io mi sto già cagando addosso, ragazzi. Oddio, guarda quanto è grosso! No, non ci posso credere. Un altro. Possiamo sparare.
tempo si dispara il braccio. Oh, gli ho fatto cadere il braccio, raga, guarda. Oh, quello va più veloce. Oh, mamma mia, non ci sono. Sto attento. Ok, questo gli ho sparato in testa. Si è fatto cadere un braccio. Ricarichiamo l'arma. Ok. Mamma mia, quando te li vedi vicini giganti fanno proprio impressione, raga. Mamma mia. Il coltello come si usa? Li devo fare così? Vorrei provare a colpire uno con il coltello, ma c'ho paura che... Touch. Oh, l'ho ammazzato col coltello. From town square you'll see the lab. It'll be dark, but you won't miss it. The fire will light your way. Devo seguire il fuoco per andare al laboratorio. E come faccio? Però vedi, mo mi ha dato il mirino laser, invece prima non c'avevo. Okay. Seconda ondata è andata. La seconda ondata è andata. Ho preso munizioni aggiuntive. Quindi questo l'ho fatto, però mi è sembrato breve e facile questo livello nella fabbrica. Speravo che la cosa si evolvesse un po' di più, cioè... Oddio. Dici, devi usare la torcia. Premi il tasto move per passare la luce. Non accendere almeno che non ne ha bisogno perché si consuma. Allora, vediamo un po' qui che c'è, c'ho la pistola. Cioè niente, sempre quelle, le altre sono bloccate, non le posso usare. Ma vediamo un po' il mirino là. Io vorrei il mirino laser, ma non me lo fa usare. Porca miseria, niente, questo qui. Questo, ok, tutto, è tutto bloccato, non posso usare niente. Come le uso le granate? You should see the Brookhaven sign from here. That's where all of this started. Allora, quello, quello sarebbe il laboratorio dove è iniziato il, l'invasione zombie, Brookhaven. Ma qua ci sarà veramente da cagarsi in mano. Ok. Oddio, oddio. Oddio, oddio, oddio. C'è uno là, c'è un altro dietro. C'è un altro, uno qua dietro. E basta. Due. Ecco gli altri due. Oh, quello è diverso, quello è tipo mutante. Mamma mia, che colpo, ragazzi. Vedete quando ti vengono vicino ti caghi addosso, giuro. Ok, ho finito il primo livello. Allora, aumentiamo le munizioni. Tutto bloccato, ovviamente devo usare per forza la pistoletta all'inizio, poi magari avanzando nel gioco sblocco altri tipi di armi che posso scegliere durante i giochi. Come si fa a sparare queste bombe? Devo capire come si fa a sparare bombe. La granata chi? Basta, e ce n'è uno là dietro. Gli riesco a sparare a buio, che dici? Voglio sparare una gamba, oh, guardate! Guardate come arranca, tacci sua! Può accadere un altro! Devi morì! Mamma mia, che strizza, raga! Ok, ricarichiamo qui! We
sento dei rumori lì. Oddio, che è quello? Oh cazzo. È quello che si vede nell'intro, quel mostro gigante. Cioè, allora, c'è uno qua dietro, c'è un altro qua a sinistra. E basta. Eccolo. Beccate questa, col coltello l'ho preso. No, c'ho la torcia, che coltello. Oddio. Oh. Anche un altro per qua. Oddio ragazzi, sto incasinando. Ah no, no, no. Allora, spegniamo questa, sono fuori dal gioco. Cazzo, sono finito, sono troppo avanti. Allora, eccolo. Voglio sparare una gamba. Oddio. Oddio, ho sentito un botto. Oh! Guardate, il mostro ha fatto incendiare i palazzi. Guardate che roba. Allora, se ce l'ho tutta. Andiamo avanti. Ma mi pare un po' facile però il gioco, eh. Sinceramente mi sembra un po' facilotto. Poi devo ancora capire come si lancia la granata chimica, mi sa col quadrato, col tasto quadrato sul move. Allora, vedete, là c'è un tizio. Eccolo. Non sento altri rumori. Ecco, c'è un altro lì. Oh, da sta distanza sono riuscito a beccarlo, eh. Oddio, un altro. Oh. No, chi è che mi sta colpendo? No, mori, devi morire. No, ragazzi, sto quasi per morire. Cioè, no! Fermo, fermo! Ah, m'ho ammazzato! Oddio, no! Sono morto, porca vacca! Ragazzi, è andata male perché devo gestire meglio le mie risorse. Comunque, adesso abbiamo visto i primi due livelli di Brookhaven Experiment. Gioco un po' horror, un po' lovecraftiano, un po' zombesco. Ah, ecco cos'era, un teschione gigante, non era un qualcosa. Comunque va bene ragazzi, abbiamo visto questa cosa qui, qua che roba, non lo so. Comunque vediamo un po' in modalità sopravvivenza, probabilmente ci va a fare i livelli. Quindi so, allora so 1, 2, 3, 4, 5, sono 6 livelli alla fine in tutto. Noi ne abbiamo visti i primi due. Se volete che continui questo gioco, voi me lo fate sapere. Questo era The Brookhaven Experiment. Noi ci vediamo alla prossima con PlayStation VR. Ciao ragazzi. Oddio, che era quello? Tasci vostra.